Buonasera a tutti e benvenuti a questo esperimento, inizio di esperimento che facciamo a partire da questa sera, con questa apertura di questo laboratorio specifico dedicato agli audiovisivi sul tema Totem e Tabù. E io lascerei la parola a Gabri per introdurci sul tema. Eccomi, allora grazie Robo per avermi invitato, sono contenta di essere qui, conosco quasi tutti i visi, anche a distanza, e io provo, credo di avere i poteri di condividere le slide, Sì. Sì, vero che si vedono? si Si vedono. vedono. Sì, ok, e volevo, ecco qua. Io vedo poco voi invece, avendo aperto le slide, quindi vi prego se c'è qualcosa che dico che non è chiaro o se mentre parlo vengono in mente delle domande, io non vi vedo, però voi fatevi sentire. E come sempre, chi mi conosce lo sa, questo intervento non è un intervento specifico, ovviamente, sulla connessione con la fotografia o gli audiovisivi. È una suggestione, per cui spero di suscitare qualche pensiero che va in libertà. E comincio dal titolo. È un titolo che è, come dire, stuzzica l'ambito psicologico perché nasce da quest'opera di Freud del 1913, che è un'opera piuttosto curiosa, nel senso che Freud fa un tentativo di spostamento dalla sua disciplina, o meglio dalla disciplina che lui stava andando a creare ancora a inizio Novecento, e cerca di spostarsi nell'ambito dell'etnopsicologia e fa un paragone forte tra alcune nevrosi, per esempio la nevrosi ossessiva, e il comportamento e alcuni comportamenti di tribù arcaiche. È un'opera unica, ma è divisa in quattro saggi e le cose che connettono i quattro saggi fra di loro sono due. Una è che c'è in tutte e quattro queste opere un'oscillazione fra desiderio e angoscia, qualcosa che al contempo attrae e crea repulsione. Questo lo teniamo a mente perché è qualcosa su cui torno dopo. E l'idea che ci sono delle istituzioni arcaiche, molto arcaiche, che sono create e mantenute con l'idea di dare una forza centripeta alla tribù, per far sì che tutti possano essere appartenenti ad un clan rispettandone le regole di base. E dai quattro saggi che non sto qui a descrivere, emergono forti concetti dell'uno e l'altro concetto di totem e tabù. Il totem è uno spirito protettivo, che ha una protezione nei confronti del clan, che è incarnato da un animale, da un vegetale, qualche volta più raramente anche da un fenomeno atmosferico, come per esempio la pioggia, che rappresenta l'antenato del gruppo, è una sorta di antenato stilizzato. Questo antenato deve essere venerato, non può essere mangiato se è animale o vegetale, è considerato a tutti, come dire, un membro del clan a tutti gli effetti. Chi appartiene al clan e venera quel totem ha un legame che è un legame familiare forte, più forte del legame di sangue. Tanto che non è possibile stringere matrimoni o avere rapporti sessuali tra membri dello stesso clan, cioè tra membri legati allo stesso totem. Il totem quindi è un modo per prevenire l'incesto di gruppo. È anche un modo per far sì che il clan continui ad avere vita, perché evita matrimoni tra, diciamo, consanguinei e aiuta ad aumentare, il clan attraverso matrimoni con persone che arrivano da altri clan. Quindi, in qualche modo, attraverso un segno che unisce, la filiazione diventa la filiazione totemica.
La società condivide la venerazione e dunque anche l'astensione dal mangiare, dall'avere rapporti sessuali all'interno dello stesso clan. Notate che riguardano, come dire, bisogni primari, il bisogno sessuale e il bisogno di nutrimento. E in tutte e due il totem dà una privazione in qualche modo. Mentre tabù è una parola molto interessante perché ha nella sua declinazione originaria due significati, che sono connessi nella stessa parola. Il tabù è qualcosa che a un certo livello è sacro, è stato consacrato, ma è anche qualcosa di pericoloso, di proibito. In qualche modo proibito perché è impuro. E il tabù sostanzialmente è un codice non scritto che viene tramandato tra i membri dello stesso clan, più antico, dice Freud, degli dèi, di qualsiasi religione, proprio intrinseco alla costruzione dei primi gruppi umani. E c'è nei confronti dei tabù la compresenza di desiderio e di paura. È un divieto che suscita paura nell'infrangerlo, ma c'è anche una spinta quasi inconsapevole verso l'infrazione del tabù, perché, ed è una spinta forte proprio perché è suscitato dal divieto. Nasce, ci racconta Freud, dall'idea che c'è stato all'inizio, in alcuni popoli primitivi, un legame tra un uomo alfa e tutte le donne del gruppo, per cui era l'unico che poteva avere rapporti sessuali, una sorta di padre. Questo padre è stato però attaccato, sconfitto e ucciso dai figli, che in qualche modo, in maniera rituale, lo hanno mangiato per unirsi alle donne del gruppo. E successivamente, pentiti, hanno cercato di riportare in vita, attraverso la costruzione di un totem, il padre che avevano ucciso. E c'è quindi proprio l'aspetto ambivalente della compresenza di desiderio e di paura, ma anche di aggressività e di colpa rispetto all'aggressività, alla rabbia agita. E questo, ci racconta Freud, è all'origine del peccato originale, se guardiamo la nostra religione, ma anche del complesso edipico. Okay? E in questi saggi Freud oscilla costantemente fra un aspetto che è l'aspetto più legato al racconto di ciò che avviene nelle popolazioni, avveniva nelle, e avviene ancora nelle popolazioni primitive, ma che è anche qualcosa che ciascuno di noi ha come tendenza atavica, ok? Un po' inconsapevole, irrazionale, pulsionale, che mette qualche volta un po' a tacere, un po' in secondo piano, la razionalità. E se pensiamo quindi a quali possono essere totem o i tabù per la nostra società, possiamo domandarci innanzitutto se il totem e il tabù sono due aspetti opposti polari fra loro, se sono due concetti completamente diversi, se possiamo invece leggerli come due lati della stessa medaglia, qualcosa che per certi versi è un tabù, ma per altri versi potrebbe diventare anche un totem, cioè qualche cosa verso cui tendere, no? Da ammirare, da venerare, ma qualcosa anche che ci pone dei divieti che non possiamo infrangere. E quindi possiamo interrogarci su che cosa c'è di spirito protettivo, di simbolo da idolatrare, o da divieto da infrangere nei giorni più attuali. E questi pensieri che vi porto stasera nascono da un modo di vedere la psicoterapia e la psicologia più in generale in modo costruzionista e narrativo. Che cosa vogliono dire queste due parole? Vogliono dire che tutti noi siamo ciò che siamo
in base al modo in cui gli altri ci descrivono e in base al modo, alle parole, ai significati che usiamo per descrivere noi stessi. E c'è all'interno della nostra società, della nostra cultura, un numero ristretto di significati che sono molto importanti per la società e per la cultura dentro cui viviamo, che noi abbiamo appreso dalla nostra famiglia quando eravamo bambini e che in qualche modo rappresentano il nostro modo di descrivere noi stessi, gli altri e il mondo. Se noi guardiamo a questi significati, troviamo al loro interno, secondo me, alcuni diversi totem e tabù. E quindi, a seconda di come noi siamo, di come siamo cresciuti, delle esperienze che abbiamo fatto, delle famiglie che abbiamo avuto alle nostre spalle, sentiremo alcuni di questi significati risuonare emotivamente anche più di altri. E quindi li sentiremo più vicini, li capiremo meglio in qualche modo, li sentiremo più veri, mentre altri probabilmente non ci appartengono, non appartengono alle nostre conversazioni, non ci danno dei modi di definirci e quindi restano un pochino più sullo sfondo. Un tema forte per me nella società occidentale moderna è il tema del potere. Il potere è inteso come come i due opposti polari della vittoria e della sconfitta. Chi ragiona in termini di potere, chi ha questo totem, è tendenzialmente una persona che è attenta al risultato, alla prestazione e sappiamo quanto, la nostra società ci spinge verso la scalata sociale, verso il raggiungimento di obiettivi sempre più elevati. È anche una società che spinge verso l'efficienza. Noi siamo portati e spinti a essere sempre più efficienti, a raggiungere risultati sempre più elevati, a costo anche di grandi sacrifici. Chi appartiene a questo modo di descrivere la realtà, chi lo sente consonante, sa anche bene che cosa vuol dire apparire, qual è l'obbligo che la società in qualche modo impone di apparire in un certo modo, di adeguarsi oppure opporsi agli standard della società. Sono anche standard fisici, per esempio, nel modo di vestirsi, di atteggiarsi, di truccarsi, e sono standard che riguardano il corpo, che come la mente e la performance, deve essere un corpo che sta dentro determinati standard. E tutti i disturbi, per esempio, che emergono a livello alimentare, dove la magrezza, per esempio, dell'anoressica è il portare all'ennesima potenza il corpo come uno status symbol dell'efficienza, della magrezza, dell'essere performante. E al contrario, ci si può, dentro questo modo di descrivere la realtà, anche opporsi a quelli che sono gli standard e quindi in qualche modo si possono infrangere questi tabù. Ovviamente tutte le volte che si infrange un tabù c'è un caro prezzo da pagare emotivamente e a livello di riconoscimento sociale. E un altro tema che trovo forte nella nostra società attuale è il tema della libertà. Siamo spinti, tutti noi, verso il raggiungimento di una posizione autonoma, indipendente. La libertà è intesa come libertà dalle relazioni con gli altri. E siamo spinti fin da ragazzetti ad essere coraggiosi, ad andare a esplorare il mondo, in senso letterale ma anche metaforico. È un plus farcela da soli, a costo di sacrificare anche legami importanti o a costo di non costruire legami importanti con gli altri. È in qualche modo malvisto chi resta dipendente dalle relazioni con gli altri, perché è uno debole, è uno pavido.
Mentre è molto, come dire, premiato, sempre in termini di riconoscimento sociale, chi ha il coraggio di mettersi in gioco e farcela da soli, da solo o da sola. C'è anche se forse si sta lentamente smorzando rispetto ai primi due significati molto forti, il tema della bontà e della cattiveria. Essere delle brave persone significa in qualche modo elevarsi spiritualmente, moralmente, elevarsi anche sugli altri spiritualmente, moralmente. Il tema della bontà o della cattiveria, essere buoni o essere cattivi, ha anche a che fare con l'aspetto pulsionale della nostra vita, dove per pulsioni intendo proprio le pulsioni di Freud, cioè da un lato l'aggressività e dall'altro la sessualità. Allora, chi sente risuonare di più questo tema, questo significato? Probabilmente oscilla anche qui fra due posizioni opposte. Una è quella di essere, di sposare una posizione, diciamo, più astinente, dove le pulsioni sono ritirate e hanno poca possibilità di esprimersi. L'altra invece è quella di un'espressione anche smodata, delle pulsioni, e per cui essere sessualmente disinibiti, avere atteggiamenti sessuali provocatori, avere anche, direi in termini più recenti, una identità sessuale fluida. Mai come in questo tempo, no? Si parla di una sessualità che va, o un'identità sessuale meglio, che va oltre la dicotomia maschio-femmina, no? E che in qualche modo irrompe in nuovi modi di definirsi e di definire l'altro. E poi l'aspetto dell'aggressività, che porta anche a essere altruisti fino al punto di sacrificare se stessi per gli altri, o al contrario, egoisti, al punto di mettere se stesso o se stessa davanti. E l'altro significato forte che trovo presente nella società di oggi è quello dell'appartenenza. Siamo spinti e in qualche modo bramiamo, desideriamo appartenere a un gruppo. Appartenere significa essere accolti, significa sentire il calore della partecipazione con gli altri. E però appartenere significa anche in qualche modo omologarsi, cioè lasciare passare alcuni aspetti, passare in secondo piano alcuni aspetti del sé per mettere in atto caratteristiche, comportamenti che ci portano ad assomigliare più che a divergere. E il tema dell'accettazione, che è alla base dell'appartenenza, porta in qualche modo, può portare in qualche modo anche a disattendere alcune mete personali, alcuni obiettivi personali per seguire obiettivi di gruppo. Ma anche qui possiamo vedere l'opposto polare, per cui si può far parte di un gruppo non rispettando, ma al contrario rompendo le regole, deviando dai dettami sociali. Ok? E quindi questi quattro, diciamo, attrattori di significato, che sono secondo me punti su cui possiamo ragionare, perché ci aiutano a capire quali possono essere delle modalità prevalenti oggi, condivise. La libertà dalle relazioni, quindi l'essere spinto verso, in modo da poter usare il coraggio per essere indipendente e autonomo e anche forse solo. L'idea di essere spiritualmente e moralmente elevato nell'ambito della bontà, o al contrario, aggressivo e sessualmente disinibito e eccessivamente attivo, l'appartenere a un gruppo, l'omologarsi, e
E il significato del potere, il vincere a tutti i costi, l'arrivare sempre sul podio, l'essere determinato nel raggiungere il risultato. Su questi quattro significati, che per me è stato un modo, a me noto di pensare alla costruzione delle conversazioni, in terapia, possiamo riprendere il concetto di attrazione e repulsione, o di inibizione e angoscia, di cui ci parlava Freud, con l'idea che sia verso il totem che verso il tabù si possono avere comportamenti di attrazione e di repulsione, con l'idea che entrambi, totem e tabù, hanno scopi specifici. L'uno, il totem, ha come scopo ottenere un comportamento di massa, far sì che la comunità di persone intorno al totem, che condividono il totem, siano unificate. Mentre il tabù ha lo scopo di avere delle regole che impongono dei divieti e questi divieti mantengono l'ordine. Ok? E il gioco, in qualche modo, di attrazione e repulsione è un gioco di avvicinamento e allontanamento, per cui posso aderire al totem e stare dentro al comportamento di massa, ma posso anche infrangere il tabù e quindi rompere i divieti e portare disordine invece che ordine. E entrambi questi movimenti di avvicinamento e allontanamento o attrazione e repulsione in qualche modo sono importanti perché mantengono unita la società, la comunità, ma in qualche modo aggiungono anche, tutte le volte che un tabù viene infranto, aggiungono anche la possibilità di cambiamento. In fondo, una società che non cambia è una società che muore. E quindi ha proprio senso l'oscillazione tra l'attrazione e la repulsione, tra il mantenimento dello status quo, ma contemporaneamente anche la possibilità di introdurre un cambiamento. Quindi, boh, qui c'è qualche pensiero, dentro ai quattro significati che ho proposto. Per esempio, è molto forte, rispetto all'identità, sociale, lavorativa, l'idea che una persona è ciò che ha. Questo ce l'hanno insegnato i magnifici anni Ottanta, no? La macchina di lusso, la casa, eccetera. Ma oggi è ancora più status symbol avere l'agenda piena. Cioè, non tanto ciò che possiedi, ma quanto sei richiesto dagli altri, quanto sei visto, guardato dagli altri. E quindi è l'insieme degli impegni che riempiono le nostre giornate, in qualche modo, che fanno sentire una persona importante. Oggi ancor più di avere, no, l'oggetto di marca, la macchina di lusso, la casa di un certo tipo. E quindi diventa in qualche modo un totem da raggiungere. E allora, infrangere questo totem significa avere la possibilità di gestire diversamente il proprio tempo, per esempio, di stare in un tempo morbido. Di poter svuotare l'agenda, di poter provare la noia. Pensate quanto è lontana la possibilità di annoiarsi dai ragazzi di oggi, dagli adolescenti di oggi, anche da noi più adulti, che abbiamo imparato, i nostri ragazzi meglio di noi, ma anche noi abbiamo imparato che si può stare tutta la giornata con il telefono in mano. E ogni momento di vuoto, che potrebbe essere un momento di noia, diventa un momento riempito dal gesto di scrollare, no? Nei social o nelle chat, in modo da riempire. E però è dalla noia che nasce la creatività, no? Lo spunto creativo nasce dal vuoto o dalla riflessione interiore, che non può esserci se riempio la testa di reel che scorrono sul telefono.
E qui mi sposto nel quadratino grigio, no? Possiamo, rispetto a questo uso e abuso dei social, delle chat, possiamo parlare di una vera e propria dipendenza. Qualche cosa che ci stordisce, ma fino a perdersi, nel senso fino a perdere la propria identità o il proprio scopo, no? Anche scopo con la S minuscola. Dandoci l'impossibilità di un distacco. E le nuove dipendenze sono proprio le dipendenze dai social, dai videogiochi, ma anche dalla sessualità online. È quasi diventato un totem oggi, come accennavo prima, un'identità sessuale fluida. Mi raccontava in terapia non molto tempo fa, io vedevo una coppia di genitori di una ragazzina che ha deciso, 13 anni, 13 anni, ha deciso che lei voleva diventare un maschio e ha cambiato il suo nome e ha deciso di farsi chiamare con un nome maschile, ha tagliato i capelli, ha messo una fascia per premere il seno. E non farlo vedere. E poi però questo ragazzo si è innamorato di un altro ragazzo che però dichiarava di essere gay e di stare con lui barra lei perché lei voleva essere un lui. Quindi una ragazza che nella coppia gioca il ruolo maschile, ma sta con un ragazzo che gioca il ruolo femminile. Il tutto a 13-14 anni. E se sentiamo i discorsi degli adolescenti, anche nelle scuole medie inferiori, no? Quindi in un'età molto precoce, è molto facile trovare identità sessuali fluide. Dove non c'è più il confine fra maschile e femminile così netto. Almeno nel tempo dell'adolescenza è molto più facile raccontare quello che magari era già presente nelle generazioni passate, ma veniva tenuto più nascosto, c'era meno possibilità espressiva, c'era meno possibilità di condivisione. E in qualche modo penso che questo possa essere considerato sia totem che tabù. Tabù, un tabù per certi versi infranto, o forse ancora un po' da infrangere, e per certi versi un totem, cioè qualcosa a cui aspirare perché rende più liberi, anche più liberi di essere come ci si sente di essere. Penso che sia tema connesso a totem e tabù la morte, che forse è il tabù più atroce e più paradossale. Mi piace proprio sul tema della morte usare il termine paradosso. È paradossale il totem e il tabù della morte perché tutti noi moriamo. Ma tutti noi viviamo come se tutte le altre morti fossero possibili, tranne la nostra. E questo è forse il modo più saggio di vivere, peraltro. Ma non si può parlare di morte. Anzi, se fino a qualche generazione fa era molto più semplice incontrarla nelle vite. Più campestri, diciamo, era facile, più facile incontrare la morte degli animali domestici o quando la famiglia era una famiglia più estesa e non c'erano solo i nuclei familiari ristretti, era più facile incontrare persone delle generazioni precedenti, viverci insieme. Mentre negli ultimi anni la morte cerca di essere tenuta sempre più al di fuori delle nostre vite, delle nostre case.
Non è da tantissimo che sono arrivate in Italia anche le camere mortuarie al di fuori degli ospedali, in cui, per esempio, se si muore in casa, la salma può essere portata per l'ultimo saluto, in modo proprio da, no? Come ci fossero i respingenti, fuori. Meno se ne parla, meno si vede, meno si può pensare che non solo esiste, ma è qualcosa a cui siamo costantemente chiamati, no, a guardare. E come è centrale, ritengo, il tema della morte, lo è anche il tema dell'invecchiamento. Perché invecchiare oggi è molto difficile, permettersi di invecchiare, di non apparire performanti, fisicamente ineccepibili, mostrando le prime rughe. L'invecchiamento è qualcosa che depotenzia. Non c'è la stessa capacità fisica che si era una volta, non c'è la stessa resistenza che si aveva una volta, non c'è la stessa fisicità che si aveva una volta. In qualche modo, invecchiare significa reimparare ad essere, cambiando gli schemi a cui eravamo abituate. E quindi il mito della perfezione fisica, la paura dell'invecchiamento, il terrore della morte sono temi connessi, no? A un unico filo, in qualche modo, che si dipana. E l'ho scritto per ultimo, ma in qualche modo è filo conduttore anche degli altri, è credo molto centrale mantenersi sempre dietro le rispettabili apparenze. Lo dico così, cito sotto due autori che hanno scritto un libro che si intitola proprio Dietro le rispettabili apparenze. È un titolo secondo me molto evocativo. Tutti noi cerchiamo di stare dietro le rispettabili apparenze. È il motivo per cui quando una persona che se non è proprio nella ristrettissima cerchia di amici ci chiede come stai? La risposta è bene, grazie, tu, tendenzialmente scritto tutto attaccato. Perché tutto quello che toglie la nostra patina esterna ci tocca in qualche modo, ci può ferire. È come quando gli animali si mettono a pancia in su e possono essere colpiti, allora meglio tenere tutto dietro le rispettabili apparenze. E in qualche modo conformarsi nella relazione con l'altro a quello che l'altro si aspetta che noi mettiamo in campo. Essere come gli altri in qualche modo facilmente possono accettarci, tema dell'appartenenza, e anche qui, anche a costo di sacrificare dei pezzi di autenticità, però, perché essere autentico significa anche, come dicevo, poter essere ferito. E sicuramente questo non è esaustivo rispetto al tema, perché è un tema vastissimo, ma ecco, diciamo che ciascuna di queste caselline colorate in qualche modo può a sua volta generare a cascata altre riflessioni e sicuramente altre caselle avrei potuto aggiungere. Ma mi fermo qui, perché ho cercato di rimanere dentro ai limiti di tempo che Roberto mi aveva assegnato. Spero di essere stata abbastanza chiara rispetto al messaggio che volevo dare e ovviamente sono a disposizione se qualcuno ha voglia di chiedere qualche cosa o se invece sono andata troppo veloce su alcuni punti e non sono stata chiara. Il problema è che io sbaglio sempre i tempi, perché poi quando ti sento parlare il tempo vola e quindi ti sentiremmo ancora per un po' di tempo, perché assolutamente, come al solito, riesci a riempire di la nostra mente di considerazioni e di cose che sono tutte riflessioni sulle quali si potrebbe poi proseguire, parlandone a lungo. Direi che, a parte che la presentazione, quello che avevo intenzione di fare vedere che sono praticamente delle immagini, sono immagini che a vario modo
sono state rappresentate nelle tue parole in questi quarto d'ora, 20 minuti. E credo che a maggior ragione vada a merito di Monica e Massimo che hanno preparato questa presentazione, perché sembra quasi che sia stata quasi confezionata, confezionata quasi in contemporanea sulla sequenza degli argomenti che ha toccato Gabriella. Sono molto curiosa perché No, in realtà non ci siamo sentiti. assolutamente, perché probabilmente non ci conosciamo proprio. Comunque, cioè, effettivamente la falsariga è proprio questa, perché comunque anche noi, la nostra presentazione, abbiamo cercato di dare un taglio più vivo, ma comunque i contenuti quelli sono. Nel senso che noi abbiamo cercato di presentare i totem e i tabù come due facce della stessa medaglia, ma molto spesso anche intercambiabili tra di loro, nel senso che per come è strutturata la società del giorno d'oggi, in cui c'è molto spazio per il pensiero personale individuale, lo stesso comportamento, lo stesso oggetto, la stessa idea, lo stesso modo di atteggiarsi può essere contemporaneamente per qualcuno tabù e per qualcuno totem. Quindi noi abbiamo selezionato delle immagini che possono poi dare delle suggestioni, proprio perché poi noi dobbiamo lavorare con le immagini, no? Per cercare di rendere queste cose. Per cui, per esempio, ecco, il fatto della morte, abbiamo parlato dell'eutanasia, che per qualcuno è un totem, qualche cosa che si vuole raggiungere, che si vuole legalizzare, per qualcun altro invece è un tabù, qualcosa di intoccabile. Sempre, come hai detto tu, il discorso che totem serve per dare questa idea di uniformità, di riconoscimento, di buono che bisogna seguire, mentre invece sta avuto qualcosa di potenzialmente dannoso, pericoloso per la società. Quindi vai pure avanti, anche Qui se abbiamo toccato, vedi silenzio. che in sequenza tocchiamo i punti di cui hai parlato tu, cioè il discorso dei Pride, quindi delle LGBT o quant'altro, il discorso ovviamente, ahimè, del tema della violenza, del rapporto della violenza sulle donne. Il rapporto è molto, cioè si salta da un argomento all'altro, ma per dare comunque un'idea che comunque ci sono una enormità di argomenti che possono essere trattati sia in forma di totem che in forma di tabù, quindi il discorso In sul. effetti, visto che vedete, tu Robo hai preso le immagini così estrapolate dalla, in realtà la nostra presentazione, insieme alle immagini, presenta anche i titoli e le spiegazioni. Comunque va benissimo vedere solo le immagini perché effettivamente si ricollegano Si praticamente ricollegano un tutte po' al sì, esattamente. il tema alimentare, quindi il tema dei vegani, i vegani o dei vegetariani. C'è una parte, beh, ovviamente ateismo e religione, quindi un altro tema, grosso tema. C'è una parte che mi aveva colpito molto, che è questa. È quella dell'affrontare il totem e tabù attraverso i sette peccati capitali e le sette virtù della fede. E quindi Esatto, queste sono affrontare le due questo, facce della medaglia, esatto. le due parti della medaglia, che sono comunque una parte, anche questo un'idea che andrebbe sviluppata, sarebbe un grandissimo bel lavoro comunque affrontare un lavoro, un audiovisivo su questo tema. Se non ricordo male, Massimo aveva fatto un lavoro sui peccati capitali, solo sui pe peccati capitali, fotografico, in bianco e nero, tanti anni fa. Era un bellissimo lavoro, tra l'altro. Tra l'altro anche il discorso delle religioni in particolare, cioè tutte le religioni hanno dei tabù, soprattutto le grandi religioni, parliamo del cristianesimo, parliamo dell'ebraismo,
dell'islamismo hanno dei tabù ben precisi, che, cioè, la religione è proprio stata una delle, dire, un campo in cui si è maggiormente cercato di regolare quella che è la società, perché se per le popolazioni tribali si parlava di clan, quindi gruppi abbastanza piccoli, al giorno d'oggi si parla di società, addirittura con la globalizzazione sono società globali, per cui ci si può ritrovare con le stesse idee, con gli stessi atteggiamenti a livello globale, no? Per cui, insomma, la cosa è anche tutta un'altra dimensione, se vogliamo. Altro tema che si sta affrontando nella vita di tutti i giorni, la lentezza e la velocità, quindi i ritmi che ci vengono imposti e comunque il fatto di dover rispettare, di essere dentro quei concetti di essere, di apparire in un certo modo, di essere parte di un ingranaggio. Che è la vita di tutti i giorni, e quindi alternato con quello che potrebbe essere invece un discorso di riappropriamento dei propri spazi, dei propri tempi e della propria persona. A volte ci si perde, cioè la società di oggi tende un po' a farti perdere un po' di valori da questo punto di vista. Il Ecco, su discorso del. questa cosa, per esempio, è che il fatto della velocità e lentezza, il fatto di quello che è successo con la pandemia, che ha fatto riscoprire il valore della lentezza, dello prendersi proprio spazio, del godersi la vita in un modo diverso, è stata proprio per molte persone la conseguenza di quello che è successo con la pandemia, con il fatto di dover rimanere isolati dagli altri senza contatti, quindi non sempre c'è stato l'aspetto negativo, no? Un aspetto positivo per questa cosa. È questo il discorso che abbiamo toccato. Tu hai citato la cura di Battiato, e qua tocchiamo il discorso della malattia, del benessere, il rapporto che noi abbiamo con la malattia, e dall'altro canto. La cura a volte, in alcuni casi, che è addirittura maniacale del proprio fisico, come controaltare. Vorrei essere veloce perché vorrei riuscire a far capire che questi sono tutti spunti, sono tutti input ci possono essere per poter tra tutti. Immaginare o se qualcuno non ce l'ha già, ancora meglio, un'idea su quelli che possono essere dei temi che potrebbero essere oggetto di un'analisi per lo sviluppo di un lavoro, in questo caso in audiovisivo. Il discorso dell'eutanasia e della paura della morte, comunque sono due temi abbastanza collegati. Visti in un altro modo, cioè al di là del discorso della semplice autonomia e eutanasia vista da una parte come tabù e dall'altra parte Come invece parte, invece, come totem, come come scelta libera. esatto, come scelta libera. Quindi la vecchiaia, come si affronta la vecchiaia, Daniele Ferretti. Come si affronta la vecchiaia e quello che facciamo per la nostra vecchiaia. La paura, ecco, un altro concetto importante è la paura dell'isolamento alternato all'ossessione della comunicazione, perché di fianco all'ossessione della comunicazione esiste anche il contraltare della paura dell'isolamento e la paura del rimanere soli. E la solitudine è comunque un aspetto che molti sopportano anche malamente. E quindi può essere anche fonte di stress, ecco, il discorso della solitudine. Il rapporto con il cibo e quindi il rapporto con il
come si dice? Questa è la bulimia, come può essere Esatto. l'anoressia. Mi piacerebbe E essere un pochettino purtroppo. bulimico io, cioè, però non ci riesco molto. D'altra parte, comunque, l'educazione alimentare, che è sicuramente un totem, perché è utile, no? Cioè, sul discorso del cibo sano, del cibo spazzatura, insomma, è utile già inculcare le bambine già molto piccoli. E quindi Potrei dire, vai Giulio, posso? vai tranquillo. Certo, Giulio. Allora, io da bravo figlio unico egoista ho disdegnato il laboratorio e ho provato a cimentarmi da solo nell'impresa difficile del totem e tabù e ho buttato giù qualcosa. Poi sono arrivato a un certo punto che avevo le idee, prima all'inizio le idee erano limpidissime, chiarissime. A un certo punto, quasi a metà dell'opera, un casino pazzesco in testa, non sapevo più da che parte uscire, da che porta prendere per uscire. E, comunque, ho fatto un piccolo audiovisivo e mi sono identificato mentre parlava la gandina. Nel potere, nella libertà. E ho identificato un argomento recente, attualissimo, come la guerra come potere e la libertà come la pace. E ho fatto qualcosa. E poi ho inserito un monologo che è stato tratto da il colonnello Kurz di Apocalisse Now, ed è lì che mi ha creato un casino pazzesco, perché ho detto: vuoi vedere che adesso interpretano male le mie parole e mi dicono che sono un guerrafondaio, e non sapevo più onestamente come saltarci fuori. Poi ho avuto un'idea e l'ho messa in opera, e secondo me può essere giusto. Allora la domanda che vi faccio è questa. Visto che è un argomento proprio to che tocchiamo tutti con mano, ho letto anche due saggi di Barthes sulla Camera Chiara che parla appunto della morte e anche della Sontag che ha parlato davanti al dolore degli altri, per vedere se riuscivo a trovare il bandolo della situazione. Allora, fare un audiovisivo centrato sulla guerra come potere e in contrapposizione, perché in questo caso sono due facce della stessa medaglia. L'una non c'è se c'è l'altra e viceversa. Se non c'è la guerra abbiamo la libertà, è una cosa abbastanza ovvia. E purtroppo se non abbiamo la libertà, oggi come oggi, c'è sempre come quasi totem la guerra. Allora, può essere sbagliato un'argomentazione di questo genere e quindi tutto da rifare, come diceva Bartoli, o posso, diciamo, smussare gli spigoli e continuare? Ritenetevi ognuno liberi di rispondere, cioè siamo in un Laboratorio. laboratorio, quindi comunque è utile e indispensabile sentire il pensiero di tutti. Ecco, io non ho una risposta da dare, però volevo introdurre un'altra considerazione. Mi pare da quello che ho sentito che ci sia un rischio nella discussione, cioè che totem e tabù siano usati un po' come sinonimi. E non so se abbia senso completamente. E anche, come dire, che visto un po' anche quest'ultima presentazione, che in fondo, come dire, possono essere interpretati e associate così tante cose che alla fine non sto vedendo molta differenza tra un titolo di questo tipo e il tema libero. Non so se rendo l'idea. Ecco, allora a me piacerebbe
piacerebbe, anche recuperando un po' la presentazione di Gabriella, che forse lo sforzo dovrebbe essere quello di, anche dal punto di vista, non so, linguistico e tematico, che forse qualche paletto di più lo metterei. Non so, io quando avevo pensato ai totem, pensavo, certo, riguardano alcune questioni sociali, cose di questo tipo, però il totem lo vedo un po' più come, anche dal punto di vista della rappresentazione, come una sorta di simbolo di una qualcosa. E sarà che io, come dire, lo associavo ai totem degli indiani, a cose di questo tipo. Certo, non il totem degli indiani, però che fosse una sorta di simbolo concreto rispetto a cui si sviluppa quel tema, il simbolo quindi che quella comunità, quel gruppo di persone, quando introduce o parla di quel tema, ha questo simbolo che in qualche modo aiuta anche il gruppo a identificare la questione o la regola o il tema di cui parliamo. L'altra cosa che invece riguardava un po' più il tabù, cioè il tabù, ecco, a me sembra che dovrebbe essere interpretato e collegato di più a quelle che potremmo chiamare delle norme, ecco, che regolano un po' la vita delle persone, la nostra cultura, la nostra società, o anche quelle di altre culture, visto che siamo in una situazione multiculturale e, come dire, come queste norme creano obblighi e naturalmente, giustamente, come diceva bene Gabriella, il fatto, la spinta a romperle e la paura collegata, come dire, ecco, questa cosa del desiderio, attrazione, di angoscia e repulsione, credo dovrebbe essere associata alla questione delle, in qualche modo, delle norme che regolano la vita quotidiana di certi gruppi sociali. Ecco, allora a me sembra non dovremmo perdere un po' questi due fari, perché non so, il rischio che vedo io è che alla fine si possa, ecco, parlare un po' di tutto e si vada un po' verso il tono, il tema libero. Mi permetto di specificare meglio il mio pensiero. Anche la guerra dovrebbe avere delle regole. Purtroppo sono venute a decadere ultimamente. Una volta erano gli eserciti che si confrontavano nel campo di battaglia e c'erano le cosiddette regole di ingaggio, cioè si sparava soldati contro soldati. Purtroppo questo è cambiato. È cambiato, vediamo nella guerra in Ucraina e in Russia, che chi viene colpita è la popolazione. E lo abbiamo visto anche, e lo vediamo tuttora, anche nella striscia di Gaza. Purtroppo questa rottura delle regole è iniziata molto tempo fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani hanno sganciato le due atomiche su Nagasaki e sul Giappone. Quindi dovrebbe avere le regole, ma purtroppo sono state disgregate. Ecco perché ho detto voglio andare controcorrente e dico la guerra dovrebbe essere dalla parte negativista, ma la guerra a questo punto, non essendoci più guerre, potrebbe, e visto che c'è stato uno scrittore americano interessantissimo del New York Times, mi pare che fosse, il quale dice questa frase che me la sono appunto segnata, che dice: avremmo dovuto apprendere dopo la Germania nazista, dopo la Bosnia, dopo il Ruanda, forse è una lezione che dobbiamo apprendere di continuo. Questo proprio perché avremmo dovuto già fermarci, avremmo dovuto capire che la guerra non porta a nessun risultato. E vediamo purtroppo. Purtroppo diventa un optional invece la pace e la libertà. E quindi si va a porre dall'altra parte del totem e quindi del tabù. E quasi a essere in pace, essere felici, è quasi un tabù. Ecco la mia, ovviamente,
è una provocazione. Ecco perché ho portato avanti questo discorso. Roberto, cosa mi dici? Ho fatto pestato? No, 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 io sono un po' come dire, il tuo discorso non fa una grinza, secondo me, nel senso che tu interpreti, e poi sostanzialmente è un po' il gioco del laboratorio o il gioco del capire, dell'entrare dentro. Un tema come quello dato e cercare di interpretarlo in termini assoluti. Io credo che si vada e comunque considerando che fortunatamente siamo ognuno diverso dall'altro, lo si possa poi alla fine anche interpretare in maniera molto generica come se fosse un tema libero. In realtà poi ognuno di noi attraverso un pensiero, attraverso un'idea, attraverso un progetto, porta avanti una sua idea di totem e tabù che può essere una provocazione, può essere può essere tutto, cioè può essere la provocazione, può essere l'interpretazione di paletti che vengono dati a monte, quindi su concetti più stereotipati, più fissi, più all'interno dei quali si definisce un'ipotesi di tabù e un'ipotesi di totem. Ma oggi alcuni temi, secondo me, è proprio nella stessa analisi delle cose che alcuni lo possono interpretare come un tabù e altri come un totem e possono portare avanti sullo stesso tema due visioni completamente diverse e che non sono, cioè, sul quale non credo si corra il rischio di trattarli come sinonimi, perché comunque li interpreti in modi di pensare diversi. Lo stesso tema, un esempio a caso che abbiamo visto attraverso le immagini o attraverso anche le parole di Gabriella. Il discorso dell'eutanasia, per esempio, è un discorso che divide molto. È un tema che divide in maniera importante. Se vogliamo raccontarci del tema della morte, ragazzi, cioè, andiamo su un campo che è di una vastità. Guarda che anche il tema della genitorialità che noi avevamo trattato, ho detto che tu non hai tirato fuori, però cioè, chi è pro e chi è contro alla gestazione per altri, cose di ciò, quelli sono temi importanti nella nostra società. La nostra società ormai è talmente ampia, talmente, come dire, approfondisce talmente tanti temi che non siamo più a livello del totem come oggetto, come simbolo. Cioè, al giorno d'oggi, nella società in cui viviamo, non siamo più nel Medioevo, grazie a Dio, almeno noi nella società occidentale. Quindi diventano totem, o diventano tabù anche le idee, i comportamenti, le cose per cui ci battiamo, le cose in cui crediamo. Poi naturalmente ci sono ancora anche i totem e i tabù che sono legati, cioè soprattutto i totem che sono legati agli oggetti. Ma quelle sono forse più cose personali, mentre invece i comportamenti, le idee su cui si basa o si fonda la società contemporanea sono qualcosa di più vasto, di più profondo, che però sicuramente rientrano nel discorso dei totem o dei tabù. Poi chiaramente ognuno penso che sia libero di scegliersi la sua fetta o il modo di esprimersi che più corrisponde al suo sentire, ma non, cioè, è ampio come tema, ma è proprio ampio, cioè,
L'epoca di Freud ai giorni nostri le cose sono cambiate parecchio. Quindi c'è una visione molto più ampia delle cose. Io credo che nella mezz'ora che Gabriella ci ha regalato con il suo intervento, ha aperto, e se uno si segnava cammin facendo gli argomenti o le possibilità, cioè c'è una vastità di argomenti, di temi, di possibili sviluppi, che stanno assolutamente nel rispetto della contrapposizione del totem e del tabù, e nel punto di vista che cambia, nel punto di vista dell'autore, che forse cambia la concezione di totem e tabù, ma viva Dio, questo fa parte proprio credo, della bellezza del fatto di presentare progetti diversi. Per cui, tornando alla domanda di Giulio, io plaudo al fatto che tu stia sviluppando un argomento di questo genere, che è un argomento che sicuramente può far discutere, ma è un argomento delicato, e secondo me affrontato come tua abitudine, con una dovuta preparazione, questa cosa sicuramente può essere un progetto assolutamente da portare avanti. Alla fine, il pensiero o la paura dell'essere considerato un guerrafondaio o meno dipende poi dalla delicatezza con cui poi puoi portare l'argomento in sede proprio di elaborazione, di montaggio dell'audiovisivo. Cioè, è comunque un'analisi che prima di tutto devi fare tu, cioè su questo concetto. Poi comunque ci sarà sempre comunque l'ambito della discussione, ma questo fortunatamente non tutti la pensiamo nello stesso modo, quindi giustamente ci possono anche essere dei dibattiti. Per cui io vedo che la bellezza del secondo me e l'importanza di trovarsi in questo momento. Sarebbe bello trovarsi di persona, ma ovviamente dovendo coprire e coprendo il territorio nazionale, chiaramente questo non è possibile, ma già questo ci consente, queste occasioni ci consentono di mettere sul tavolo idee diverse. Tu è la prima idea che hai portato a tutti noi, e quindi grazie per questa apertura di questo rompighiaccio. Rispetto a questa cosa, sarebbe carino, e mi auguro che possano nascere altri progetti o altre idee su questo argomento. Io ho fatto un lavoro che, insomma, partendo dalla pandemia e dal movimento Novax, ho fatto un lavoro utilizzando la postfotografia, quindi immagini dal web, registrazioni e cose varie, considerando il fatto che la pandemia ha riproposto, oltre al vecchio tabù della paura della malattia, anche dei nuovi tabù. Il discorso dei Novax rientra nel fatto che la scienza abbia così velocemente trovato una risposta con il vaccino, da una parte è stato considerato una cosa ottima, dall'altra parte invece ha risvegliato una sorta di diffidenza, anche una profonda diffidenza nei confronti della scienza. Forse non tanto per la scienza in sé, quanto per il modo in cui velocemente si è arrivati. Per cui io ho sviluppato un lavoro di questo genere e penso che comunque andrò avanti su questa strada. Mi interesserebbe, approfittando di questa serata e soprattutto del fatto che
Noi abbiamo impostato il pensiero di questa serata sulla riflessione iniziale di Gabriella e poi su alcune tematiche che facevano parte di questa presentazione, ma io vorrei approfittare della presenza la vostra presenza, soprattutto di persone che magari da un po' che non ci si vede da un po', Walter su tutti, mi piacerebbe sentire due parole da Walter, da Paolo, da Barbara, da Eugenio, insomma, cioè, se riusciamo ad arricchire questa serata, secondo me, può essere una. A me sta piacendo un sacco, ecco, questa serata, per cui mi piacerebbe che fosse veramente l'inizio di un qualche cosa che poi magari si può proseguire, magari nel proseguire, magari cominciare anche a condividere qualche cosa, nel vedere qualche cosa per parlarne tra di noi e quindi sviluppare anche all'interno di questo gruppo. Sviluppare un'analisi critica, ecco, su queste cose. Questo è un po', credo, il ruolo che deve avere un laboratorio. E dai, prendo la parola io al volo, visto che mi hai chiamato, anche perché ci tenevano, nel senso che, come tu dicevi, è un po' di tempo che sono scollegato dal discorso audiovisivi, proprio al di là di tutto, no? Proprio perché ho avuto qualche difficoltà anche a trovare delle motivazioni, delle tematiche anche proprio da trattare in maniera specifica per poter dire qualcosa di mio a livello proprio audiovisivo, no? Ho preso questa occasione al balzo, al volo, visto che sto coordinando anche il discorso come tutor di uno dei laboratori, e mi chiedevo soprattutto appunto come la cosa poteva andare avanti. Personalmente questo è solo titolo di informazione. Io ho cercato nel laboratorio, negli ultimi laboratori che ho coordinato, ho cercato di verificare come era possibile all'interno di una tematica che è solitamente molto allargata, molto vasta, come era possibile trovare un unico filo conduttore che in qualche modo potesse dare quei famosi paletti di cui qualcuno ha parlato, no? In questa occasione per il Totem e Tabù, chiaramente uscendo proprio un po' da quello che era lo schema del libro, che chiaramente ho solo leggiucchiato così al volo, ma che era improponibile per me. Poi c'è stata, vabbè, la precisazione, c'è stata poi la precisazione di Silvano, che diceva appunto che non era necessariamente così obbligatorio collegarsi a quello che era il testo del libro, quanto invece trovare delle declinazioni possibili. Ecco, a quel punto lì io avevo trovato, e lo ripeto proprio solo a titolo di informazione, e come tematica unica il discorso di collegarci al Totem a Tabù nel tempo di Natale. Noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo praticamente quasi finito, nel senso che lo stiamo rifinendo, proprio perché ci siamo detti e abbiamo verificato come questi Totem e Tabù, al di là dell'essere vissuti da una persona in un modo e da un'altra persona in un altro modo, addirittura si è visto come la stessa persona possa arrivare a considerare un totem qualcosa in un certo periodo e questo totem in un altro periodo della sua esistenza diventi tabù, a secondo delle modalità proprio esistenziali della persona. Allora abbiamo cercato di restringere sicuramente molto il tempo di indagine, quindi abbiamo detto il tempo di Natale, quindi abbiamo considerato novembre, dicembre fino all'Epifania come momento per andare a cercare nelle immagini e poi ci sarà il tempo adesso per svilupparle. Pensando questa sera, poi però mi dicevo chiaramente diventa una cosa abbastanza improponibile, abbastanza difficile pensare a livello audiovisivo, soprattutto secondo me, di poter radunare tutto e trovare un unico filone. Abbiamo visto come davvero gli interessi potrebbero essere moltissimi. Quello che mi sembrava bello era cercare, secondo me, di, per quanto possibile, di uscire da quella che è la tematica generica, cioè si è parlato così di tensioni sessuali piuttosto che così quelle che potrebbero essere le cose del momento, le cose che ci regolano nella società, nella nostra convivenza. Ecco, trovare
provare che ciascuno davvero, come probabilmente sta facendo Giulio, restringa di più possibile il proprio intervento, la propria indagine, in modo che non si parli, non so, come si può dire, di un solo aspetto in maniera molto allargata, molto generica, trovare il modo per cui questo aspetto viene collegato o ancorato a un'esperienza vissuta o qualche cosa che si è proprio provato sul campo, in modo che necessariamente già si restringe un attimo tutto quanto. Mi parli della guerra, parli appunto per dire della guerra, che può essere quella di Israele piuttosto che quella della Russia. Non vorrei, dico io come approccio mio, sentirmi qualcosa che già mi dicono magari i telegiornali, nel senso propormi delle idee che sono tutto tondo sulla guerra in generale piuttosto che su quelle guerre. Mi piacerebbe vedere come queste guerre possono essere collegate, ma mi viene in mente così al volo. Come queste guerre potrebbero essere collegate alle nostre piccole guerre di tutti i giorni, alla tua piccola guerra che hai con qualcosa tutti i giorni. Il traffico, quando esci in macchina e trovi determinata gente davanti, di dietro, che diventano dei piccoli momenti di guerra, secondo me, no? Che vengono un po' a caricarsi proprio perché ci sono alle spalle anche queste grandi guerre. È tutto un sistema, secondo me, molto molto strano, che in qualche modo ci condiziona, come dicevo prima anche Gabriella, a tutti i livelli, no? La comunicazione, piuttosto che i social media, piuttosto che tante cose. Ecco, secondo me sarebbe bello, che queste cose partissero, da un qualcosa di nostro, qualcosa che viene da noi, da un nostro bisogno di parlare di qualche cosa e collocarlo in questa tematica, senza necessariamente prendere una cosa ampia e parlare di tutto un po', rischiando magari anche di non dire tutto quello che potrebbe servire, se vogliamo, no? Chiaro che le tematiche sono molto larghe. Poi, per arrivare a me e per dire così, concludere velocemente, io pensavo, per esempio, visto anche così un po' il mio periodo che ho trascorso, diciamo, fotograficamente, tutto quello che è stato i miei inizi, quello che sono stati gli anni con gli audiovisivi, quello che è stato il mio ultimo periodo con un'altra forma espressiva, io pensavo in qualche modo di poter parlare di totem e tabù attraverso l'arte. Ho avuto l'occasione, lo dico così al volo, di andare a Gibellina l'anno scorso, di vedere il Cretto di Burri, fotografarlo senza sapere che l'avrei collegato a questo, e mi sono fatto una certa riflessione e penso, però non ne sono ancora sicuro, che mi potrebbe piacere fare un lavoro, dire qualche cosa con il mio lavoro attraverso quest'opera che era un totem sicuramente, ma per qualcuno sicuramente anche un tabù. E allora si tratterà di capire bene, quest'opera cosa dice a me, cosa dice agli abitanti del luogo, quali erano gli intendimenti, cioè per dire quello che potrebbe essere un'indagine, ecco, che ci porta, così a dare delle indicazioni chiare sui nostri lavori, per quanto possibile. Tutto col punto interrogativo, perché chiaramente a me è piaciuto venire questa sera per rivederci un po', per capire un po', soprattutto lo dico anche volentieri, per non essere più, diciamo, nel dipartimento qualcuno che dà, delle indicazioni, che collabora, quanto qualcuno che collabora dando i propri lavori. Ecco, mi piacerebbe ricominciare a far vedere, ecco, dire le mie cose anche attraverso gli audiovisivi, nel momento in cui però davvero sento la necessità o la possibilità di dire qualche cosa. A Grazie, Walter. voi. Paolo, che ci dici? Ma io non so se, visto che ci vediamo in faccia, si vede un po' la mia confusione, la mia perplessità in questo momento. Confesso che ci vuole un po' di tempo per raccogliere le idee. Gabriella ci ha diciamo, introdotto al tema e ci ha fatto percepire lo spettro di tanti diversi approcci
si potrebbero avere riguardo ad un tema trasversale, così antico, così contemporaneo, eccetera. Però mi sembra che anche dagli ultimi interventi, partendo da quello che diceva Massimo, quello che ha concluso Walter, siamo un po' alla ricerca di un percorso, nel senso che non so se l'esito di questo laboratorio sia una collezione di lavori dove ognuno di questo ampio spettro di possibilità si sceglie la sua parte e poi siamo tutti, diciamo, nel vasto campo del totem e del tabù e ognuno dà un'interpretazione. Diciamo, secondo la propria sensibilità, secondo le proprie riflessioni, eccetera. Questo è un'ipotesi. Dall'altra, mi sembrava anche di cogliere un po' il desiderio di restringere, cioè di creare una parte condivisa di tutto quello che si potrebbe fare. E invitare i partecipanti al laboratorio a concentrarsi su un aspetto o una serie di aspetti, in modo che i lavori, pur nell'interpretazione personale degli autori, comunque abbiano un qualcosa di comune che non sia esclusivamente il fatto che si parla di totem e di tabù. Quindi, io in questo momento, diciamo, mi veniva da riflettere un po' sull'obiettivo che ci diamo e sul metodo che vogliamo poi raggiungere, perché se noi vogliamo il problema degli autori di audiovisivi rispetto a chi fa fotografia è che un laboratorio che tratta di foto è un po' più facile mettere in comune anche dal punto di vista realizzativo, cioè si fa una collezione di fotografie, gli autori collaborano e si costruisce un super portfolio dove ogni autore presenta qualcosa. Ma in un'audiovisivo questo non si può fare, cioè noi possiamo condividere delle idee, ma difficilmente riusciamo a condividere una realizzazione, cioè questo è un po' uno specifico del mondo dell'audiovisivo, cioè a un certo punto poi mi sembra complicato, però posso sbagliarmi, che da questo laboratorio possa nascere un'opera che è frutto del lavoro di tutti, cioè nasceranno N opere per tutti gli autori che potranno in un qualche modo, per il tempo, il modo, idee per contribuire. Quindi il concetto è tema libero, come Massimo ci diceva, oppure siamo alla ricerca di un campo un pochettino più ristretto. Perché, per esempio, dire parliamo di pace di guerra è molto ristretto, a mio avviso, cioè è un'interpretazione ben precisa del concetto di totem e tabù applicato alla guerra, alla pace, alla libertà o alla non libertà. Quindi mi trovo un po' così a pensare una via di mezzo, cioè qualcosa che sia, diciamo, non così esteso come il totem e tabù in generale, ma neanche così ristretto come un esempio di totem e tabù. Perdonatemi, non so se ho fatto più No, confusione di quella di quella che c'era prima. vorrei Casino solo pazzesco. fare una piccola vorrei solo. Ricordo, no, solo una cosa prima, mi risposta un po' a tutti, no, mi risposta, così, la mia idea.
Quando 2 anni fa c'è stato il laboratorio Ambiente, Clima e Futuro, sono stati fatti degli audiovisivi. E ognuno ha portato nel suo audiovisivo la sua visione, la sua idea, il suo modo di interpretare il tema di Ambiente, Clima e Futuro. Io non vedo tutta questa differenza tra quello che è stato fatto allora e quello che si può fare oggi su questo argomento. No, faccio solo una piccola Scusa. parentesi, poi lascio la parola a Gabriella che ha alzato la mano. Dobbiamo partire da un presupposto, che è il presupposto che è questo laboratorio. Questo laboratorio è un esperimento, come dicevo all'inizio, è un esperimento e stiamo sperimentando un qualche cosa che è completamente diverso da quello che può essere un laboratorio impostato su un'attività fotografica o dei portfolio fotografici. Tenendo presente che il 99% dei laboratori sono laboratori che vengono svolti in presenza, per cui cioè, c'è un rapporto locale, prima di tutto, principalmente svolto a livello locale, o quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi, dove c'è una possibilità di confronto e dove c'è anche la possibilità di impostare le cose, magari come hanno deciso di impostarle con il laboratorio di Walter su lavorare tutti su un argomento e su un tema. Ambiente, clima e futuro, è vero, abbiamo fatto delle cose, abbiamo aperto una sessione nel circuito, ma era una sessione dove ognuno era libero di fare quello che voleva in maniera totalmente autonoma, indipendente, sul tema, e poi spediva e inviava l'audiovisivo sul tema, e ne sono venuti fuori una trentina di audiovisivi in Italia sul tema ambiente, clima, futuro. Questo vorrebbe essere un esperimento diverso. Secondo me non abbiamo le possibilità e le capacità a questo livello, di stringere il campo nel fare il lavoro, impostare il laboratorio audiovisivi sugli autori che facciano e sviluppino un tema unico per tutti, o che si vada a restringere il campo in questa maniera. Secondo me deve essere fatto invece la mia idea, poi chiaramente ci si confronta, è quella di aprire a uno spettro di possibilità e di opportunità che possano essere quelle dell'analizzare il tema di Totem e Tabù, al di là di quelle che possono essere già le nostre conoscenze personali, ma nell'ipotesi di fare un confronto tra di noi e nel cercare di condividere tra tutti i vari progetti che ognuno si mette in testa di poter realizzare. Credo che sia uno delle attività dei laboratori. Nei laboratori io ho sempre visto in molti casi il fatto che se ci sono 10 persone che vanno su quel laboratorio, magari vengono fuori 10 lavori diversi e c'è la possibilità di confrontarsi ognuno di loro con il portfolio che stanno producendo, e il confronto tra le persone, una sorta di seminario, chiamiamola come noi siamo abituati a confrontarci ad ottobre a Garda, un qualche cosa di più. Di più ripetitivo, cioè che si possa fare con una certa costanza, per vedere volta per volta un progetto, due progetti, ragionarci sopra e vedere dal ragionamento con tutti, di aiutarsi a vicenda a realizzare tanti audiovisivi diversi. Questa era un po' l'idea che io avevo di laboratorio. Teniamo presente che, per esempio, potrebbe anche esserci una sorta di confronto, perché contrariamente a quello che io volevo realizzare, cioè il primo anno fare un laboratorio unico
del Dipartimento Audiovisivi, dove tutta Italia si confrontasse sul tema degli audiovisivi, ahimè, ne è nato un secondo perché è stata una richiesta tassativa fatta dalla Ternum di Pescara di fare un laboratorio a fianco del laboratorio fotografico dedicato anche agli audiovisivi. Questo ci fa perdere un po' di una parte di confronto, ma non lavorerò per cercare di vedere se si riesce a fare magari una serata mettendoci insieme tutti, ecco, per vedere anche vicendevolmente loro quello che stanno facendo loro rispetto a quello che stiamo facendo noi. Il mio pensiero era un pochettino questo riguardo al tema del laboratorio e di quale doveva essere la finalità di questo laboratorio, ribadendo il concetto che questo è una prima volta, è un esperimento che facciamo per la prima volta e che magari ci si augura, magari in un prossimo futuro, che questo laboratorio qua si moltiplichi come laboratorio audiovisivo su un tema specifico nei rispettivi gruppi regionali. Allora quella cosa lì comincia già a allargarsi sul fatto che il gruppo audiovisivi della Lombardia, anziché quello dell'Emilia-Romagna, portano avanti un discorso specifico su questa cosa. Era un po' il voler fare ripeto, un esperimento per vedere se poteva avere un futuro un'attività di questo genere. Chiusa la parentesi, passo la parola a Gabriella. Ok, grazie. Dunque, io anche penso che vadano messi in qualche modo dei limiti al tema e che non sia davvero un tema libero, anche se può essere interpretato in tanti modi. Di sicuro non ci fermiamo al 1913 e non stiamo al totem dei primitivi e sicuramente non è la sacralizzazione di un oggetto, però l'idea del sacro in qualche modo io credo vada mantenuta. E non vanno bene, secondo me, tutti gli ambiti che sono ambigui o problematici o conflittuali. Ma totem e tabù, che possono essere due facce della stessa medaglia, siamo d'accordo, devono però, intanto, secondo me, un limite può essere, devono essere declinati su una scala sociale e non personale. Il totem è qualcosa che unisce un clan o una società, diciamo oggi, e allora possiamo chiederci rispetto all'ambito del totem, che cosa oggi unifica la società? Che cosa oggi spinge verso il comportamento di massa? E rispetto al tabù possiamo chiederci quale divieto serve per mantenere a qualche livello l'ordine sociale? Il tabù serve a questo. A rendere, come dire, infrangibile la barriera, mettendo un divieto forte, che serve a mantenere l'ordine, di cui ogni società ha bisogno per sopravvivere. Quindi, questo come domande generali, secondo me, che possiamo tenere nella mente. Cosa spinge a mantenere l'ordine e a infrangerlo in qualche modo, anche nell'ottica, come dicevo prima, del cambiamento. E rispetto a quello che diceva Giulio prima sulla guerra come potere, siamo davvero d'accordo. Penso che la guerra possa è sicuramente espressione di potere e in cui è forte il sistema agonistico. La competizione tra due, e allora l'opposto dell'agonismo è la cooperazione. E quindi la pace diventa un movimento cooperativo che smuove dal sistema agonistico. In questo senso, secondo me, può stare benissimo il tuo lavoro dentro il tema di totem e tabù. Io, dir la verità, l'ho già finito. Perché, insomma, mi sono fatto prendere dal gioco, diciamo così. E poi ho la fortuna di avere in casa un censore.
che è mia moglie, e nel senso che mi dice sempre: il tuo limite è di non avere limiti. E difatti mi ero spinto molto in avanti, poi mi ha fatto tagliare praticamente tutto, ma ne ho tratto sicuramente un beneficio, perché non è diventato più una guerra individuale, è diventata una guerra allargata, come diceva quel giornalista americano del New York Times, che cioè dobbiamo guardare a tante guerre che si sono già capitate, che altre ne succederanno. E l'altra è appunto, poi tratterò della pace in questo. Ho curato moltissimo la colonna sonora e attraverso la colonna sonora io ho espresso i sentimenti, i miei sentimenti. L'unica cosa di cui avevo paura era questo, di essere tacciato più a favore della guerra che non della pace. E allora, da bravo Ponzio Pilato, me ne sono un pochino lavato le mani e ho, diciamo così, concluso con una frase dicendo, a noi la scelta, cioè dobbiamo scegliere a un certo punto di avere la pace, e quindi una collaborazione di tutti i popoli, oppure di autodistruggersi tutti e via dicendo. Quindi concludo un po' ambiguamente, senza esprimere il mio pensiero, ma mettendomi in mezzo a tutti, e nel senso che siamo in un, dicono tutti oggi i media, che siamo sull'orlo di un grande abisso, è vero, però dobbiamo anche noi avere la coscienza di decidere da che parte vogliamo stare. Ecco. E quindi lo vedrete poi, ve lo farò vedere. Molto corto, neanche 2 minuti e mezzo, quindi cortissimo. Ho lanciato soltanto alcuni pensieri. Grazie, comunque. Due parole che mi vengono ancora in mente da tutte queste cose, quello che tu dicevi anche adesso, di come l'hai fatto, di come l'hai montato, potrebbe essere anche questo uno stimolo proprio a livello di laboratorio nostro, no? Partire forse da quello che era il Menabò famoso, che ci siamo sempre prefissi come dipartimento, come autori di audiovisivi, e vedere con molta semplicità, se vogliamo, perché ci si accorge che già 20 persone non sono poche. Vedere come il Menabò, quindi queste quattro note che noi magari abbiamo messo per scritto o che metteremo per iscritto per sviluppare il nostro progetto, dividendolo in un piccolo schema, no? Come la presentazione che ha fatto prima Gabriella, quattro videate che ci magari diano un'idea di come procediamo, di come operiamo noi, potrebbero già essere una prima base così anche per parlarne, per dare un'idea anche agli altri di come sulla nostra tematica, piuttosto che sul nostro pensiero, ci stiamo muovendo. Tu hai detto che ho lavorato molto sulla colonna sonora, ok? Anche questo, no? Quindi mettere per iscritto anche queste piccole cose, dicendo abbiamo preso questo, questo e questo, l'abbiamo messo in certi punti della nostra narrazione e abbiamo proseguito con questo sistema. Potrebbe essere che proprio anche vedendo graficamente quello che noi abbiamo fatto e non solo a parole, possa essere di aiuto un po' a tutti e possa essere rientrare senz'altro anche in una dinamica di laboratorio. Quello che diceva anche prima Paolo, il fatto che chiaramente vedendo delle immagini fisse, chiaramente si fa prima, non è facile anche a quel livello lì, si fa prima perché si vedono, si confrontano direttamente, però subito dopo io mi accorgo come coordinatore di come sia necessario anche seguire proprio una logica quasi audiovisiva, nel senso che questi lavori che vengono presentati a livello di immagini, spesso e volentieri sono delle bozze. La gente presenta un tot numero di immagini, 5 immagini, 10 immagini, 20 immagini, non sapendo esattamente a cosa va incontro. Vede che ci sono queste immagini che potrebbero legarsi alla tematica e le porta. È proprio compito del laboratorio dirgli: guarda che queste immagini potrebbero essere legate in diverse modalità, in diversi modi, secondo del pensiero che tu vuoi esprimere.
possono essere tante, possono essere poche, ma poi è proprio la dinamica con cui tu li metterai. Adesso io sto impaginando anche proprio quello che è il catalogo, il PDF, no, del nostro laboratorio, e mi accorgo come tante cose che sono venute fuori parlando di queste immagini singole, adesso sia necessario proprio metterle assieme, poi ci confronteremo proprio come laboratorio su quella che sarà necessariamente la mia proposta come coordinatore, che però si preoccupa proprio di trovare un senso logico a queste immagini singole che loro hanno dato per poterne tirare fuori un discorso organico di ogni autore, no? E quindi ecco, penso che anche questo potrebbe essere davvero un aiuto al laboratorio, pur restando appunto nella diversità di tematiche che sicuramente andremo a sviluppare, perché è impensabile, come dicevo all'inizio, trovare un'unica tematica per tutti, sicuramente. Anche perché giustamente ognuno di noi è più stimolato da un aspetto piuttosto che di un altro, no? Però ecco, se riusciamo a mettere magari assieme, ripeto, in maniera anche molto semplice, senza andare chissà a fare che cosa, quella che è la propria operatività, cioè dire da che cosa è venuto lo spunto, come mai è venuta quell'idea, come la stiamo sviluppando, ma ripeto, soprattutto proprio a livello grafico, se possibile, non solo a parole. Anche perché io parlo per me, discutere di una cosa a livello grafico, quindi presentare degli schemi, mi è molto più semplice. È anche un risparmio di tempo, perché non ridico le stesse cose più volte, cerco di toccare i punti che servono, avendoli ragionati prima, nel tempo che serve e con chiarezza, e che poi magari restano anche più impressi proprio nella mente, vederli scritti che non soltanto sentiti. Calcolando che in queste serate, tra l'altro, a un certo punto, ma anche dall'inizio, per vari motivi può esserci della stanchezza dopo una giornata, e quindi non sempre si riesce magari a seguire. C'è fortunatamente la registrazione, però a maggior ragione se troviamo anche noi delle modalità espositive nostre, facciamo risparmiare tempo agli altri e riusciamo a dare chiarezza al nostro messaggio. Superare un po' la bollitura della serale Infatti. del dopo cena. Ma io, continuando un po' rispetto a quello che vi dicevo prima, la ricerca di un po' un livello intermedio che non sia ampio come il tema generale e ristretto come la singola idea, mi veniva questa riflessione. Ho come l'impressione che mentre magari nelle società più antiche ci fosse un certo equilibrio tra i totem e i tabù, nel senso c'era una serie di prescrizioni che costituivano un sistema di tabù e una serie di totem che in un qualche modo servivano al riconoscimento della società, del clan, eccetera, eccetera. Quindi c'era un dosaggio forse di queste due componenti. Adesso mi sembra, però ripeto, è una percezione così, magari molto personale, che ci sia un po' un'eclissi dei tabù e si stia arrivando più a una prevalenza dei totem che sui tabù, perché mi sembra che tanti tabù recentemente stiano un po' sbiadendo. Faccio un esempio, il tabù della guerra nucleare. Cioè, si sta cominciando a parlare realmente della possibilità, cioè ci sono potenze nucleari che minacciano molto di più di prima, cioè un tabù diciamo, di olocausto nucleare, ma chiaro che questo non è forse un tema da audiovisivo, ma per fare un esempio, il tabù nella relazione delle persone del linguaggio. Cioè, se si va nelle arene dei social è completamente caduta ogni forma di educazione e di desiderio di comprensione. Cioè, prima minacciare una persona, quando lo facevi di fronte, era una cosa che era difficile da trovare. Adesso, qualunque cosa viene pubblicata, trovi qualcuno che minaccia. Cioè, è un altro tabù relazionale che in un qualche modo viene a cadere. Quindi magari un tema, visto che siamo un po'
in livello di brainstorming, potrebbe essere un tema condiviso, potrebbe essere quello di indagare, diciamo, l'evaporare di certi tabù, cioè il fatto che oggi siamo molto più portati a superare questi tabù. Io ho citato degli esempi negativi, magari ci possono anche essere degli esempi positivi di superamento di tabù sbagliati, però a me un po' l'impressione, lo pongo come spunto di riflessione, che ciascuno si costruisce il proprio totem, ma difficilmente si accetta un sistema di tabù. Forse sai, proprio al volo io prendo per ottimo il suggerimento di prima, sempre di Gabriele, diceva individuare il sacro nel proprio tema. Il sacro che non necessariamente deve essere quello, tra virgolette, il cristiano, cioè la religione, qualcosa, no? Il sacro è quello che in qualche modo è intoccabile perché in qualche maniera è sinonimo di bene, sinonimo di qualche modalità con la quale tu vivi bene, perché rispetti gli altri, perché per tanti motivi, no? Mi viene in mente solo così adesso proprio al volo, però se davvero riuscissimo a porre nella nostra indagine questo cercare di capire qual è il nostro sacro, e forse poi riusciamo anche a motivare quello che è il nostro lavoro, no? Quello che è la tematica, e potrebbe essere tutto davvero, senza voler trovare un titolo adesso, potrebbe essere davvero tutto centrato in questa ricerca del sacro, no? Che è quella che motiva, che è lo spartiacque, diciamo, sul quale una cosa diventa tabù o diventa totem, no? Boh, è una cosa che mi viene in mente così. Non è semplice. È chiaro che un tema comune, come dicevo prima, se c'è, dovrebbe essere molto, molto in qualche modo delineato, nel senso avere il suo titolo, il suo nome, così che anche il laboratorio abbia una fisionomia specifica, no? Dopodiché però deve dare la massima possibilità di azione a tutti, chiaramente, no? E quindi tenere bene in mente quali possono essere le dinamiche per cui possa essere considerato tema, ma possa essere anche declinato su tutte le varie visualizzazioni di tutti, ecco, no? Questo a me comunque era piaciuto, ecco. Anche quando prima parlava di desiderio e angoscia, se ci si pensa, sono proprio tutte le stesse cose. In mezzo c'è uno slash che è proprio questo qualcosa che ti fa stare da una parte piuttosto che dall'altra. O comunque ti fa dire, appunto, al di là di dire, verificare che c'è un'angoscia e un desiderio, che c'è qualcosa che non va e qualcosa che va, secondo me dobbiamo però anche prenderci la nostra responsabilità, chiaramente, nel dire queste cose, perché poi in un modo o nell'altro potrebbe essere che parliamo solo del tabù, o parliamo, almeno guardando un po' quello che è stato il nostro anche laboratorio. Io ho detto, non necessariamente dobbiamo parlare del tabù e del totem. Ognuno può anche esprimersi soltanto su un aspetto di questi due, fermo restando che poi, tra l'altro, alla fine, non dobbiamo dire noi questo è tabù e questo è totem. Noi diamo il nostro messaggio, il nostro lavoro, dopodiché chi lo vede, secondo me, trae le conclusioni in base al linguaggio che noi abbiamo utilizzato, in base, come si diceva prima, alla delicatezza con cui abbiamo trattato certe cose, piuttosto che con la vivacità, con la forza, sta a noi. Poi, a maggior ragione, a livello audiovisivo, abbiamo a disposizione la colonna sonora, come diceva lui prima, che con le foto soltanto non c'è. Di là hai magari la grafica, qualcosa per ribadire il tuo messaggio, la presentazione, del portfolio. Qui hai un portfolio che anche ha ribadito della musica, quindi davvero abbiamo tante cose per poter dire le nostre cose e cercare di collocare il nostro lavoro nella tematica giusta, o comunque nel laboratorio, al di là di tutto.
Sì, concordo perfettamente con quello che hai detto, cioè non prendere nessuna parte di Cioè totem non... e tabù. Infatti Chiaro, io ho però... parlato di totem o tabù, hai Sì, capito? Non ho infatti. detto e tabù, Potrebbe perché essere lascio e agli slash altri o. la decisione di prendere, Chiaro, perché chiaro. potrebbe essere, ad esempio, il totem potrebbe essere la guerra per me, per un altro invece il tabù. Ecco, No, no, chiaro, sì. chiaro. È chiaro che però nel momento in cui tu lo esponi e in qualche modo ti schieri, Certo. perché in qualche modo ti schieri, mi sembra giusto che ciascuno prenda la sua La responsabilità, sua, dice. esatto. Questo è il mio messaggio, se no davvero diventa troppo facile, nel Sì, senso che infatti. facciamo i giornalisti che Sì, confezionano di tutto un po' per fare esatto. notizie. Invece Assolutamente no. sì. No, Concordo infatti. perfettamente con quello che dici, Walter. Vedo anche Dunque. noi, anche io come laboratorio ci siamo impegnati, cioè non era una cosa facile, dall'inizio è stato molto difficile. Quando poi è venuta fuori la tematica ci siamo passati proprio un po' sopra e non avevo intenzione. Poi qualcuno ha cominciato a chiedermi, facciamo, facciamo? E alla fine si vede che comunque ecco, con un po' di sforzo le cose secondo me vengono bene e sono momenti belli perché ci si ferma un po' anche proprio a riflettere noi per primi e ci si ferma un po' a pensarci un po' e poi si discute assieme ad altri. Tra l'altro anch'io il lavoratore che faccio... E sono tutti online perché necessariamente abbiamo persone che arrivano da diverse province, non siamo in molti, siamo in 15 quest'anno, proprio perché il tema ha lasciato spiazzati un po', però diversi di questi arrivano da altre province, quindi abbiamo detto facciamolo ancora online. Se riusciamo magari alla fine di fare un momento di incontro di persona in qualche posto, che sia a metà strada tra gli uni e gli altri, vediamo. So. Eugenio, vorrei dire qualcosa? Sì, un paio di considerazioni. Quando è nato questo, ci è stato presentato questo tema già diversi mesi fa, all'inizio non sapevo, ne parlavo con gli amici, che cosa diavolo si fa con un tema del genere. Poi piano piano andando avanti si è visto come gli argomenti ce ne sono troppi, non è che ce ne sono, non è che manchino, ce ne sono anche troppi, e addirittura sta venendo fuori anche in questo momento, addirittura in che modo guardare questi elementi, perché per esempio sta venendo fuori un discorso da Walter e da Giulio di interpretazione personale, se vogliamo, dei totem e dei tabù. Mentre il discorso originario era quello che il totem e tabù è tale in quanto è considerato da una certa società come un elemento costitutivo e quindi ha un aspetto eminentemente sociale. Questo qualche tempo fa, oggi probabilmente le cose sono anche cambiate. E in questa chiave, io sto in questo momento leggendo il libro di Federico Rampini sull'Africa e mi sto rendendo conto di quanto la nostra società abbia una serie di valori, una serie di criteri, di parametri, di analisi della realtà nostra, assolutamente occidentale, sviluppata, ma che è una parte tutto sommato minoritaria di quello che invece viene considerato tabù o totem anche nel resto del mondo. Il discorso, per esempio, della tematica sessuale LGBTQ è uno degli elementi che in questo momento stanno avendo un ruolo diplomatico enorme nel fatto che gli Stati Uniti non riescono, non vogliono, non possono avere in Africa l'influenza che vogliono perché quelle società non si riconoscono in questi lavori che oggi, in questi valori che noi oggi consideriamo valori di libertà. Un altro discorso, il discorso del lavoro di gruppo. Noi, magari forse dopo Ivan può anche parlarne, come l'anno scorso come gruppo abbiamo, come gruppo fotografico e come GAT, abbiamo cominciato in presenza ovviamente a partire ognuno dal suo lavoro, ma con un progetto iniziato, portarlo a
sottoporlo all'attenzione anche degli altri, per cui sono venuto fuori che il lavoro di Tizio si è evoluto in un modo, il mio stesso lavoro si è evoluto in un altro modo e quindi si è sviluppata addirittura è stato presentato e ha partecipato anche al circuito un lavoro di gruppo, cioè l'autore era il gruppo fotografico e non era il singolo autore. Non so quanto sia facile realizzare una cosa di questo genere e se sia anche opportuno in una sede come questa. E qui mi viene in mente mi viene in mente un chiarimento da Roberto che mi ha un po' preoccupato. Cioè, vorrei chiarire, tu hai detto i tempi dell'audiovisivo sono quelli che sono, quindi sono abbastanza lunghi. Cosa vuol dire? Che ci dilatiamo al di là dei termini delle scadenze del circuito? No, ma Ecco. il mio ragionamento era basato su quelle che sono le tempistiche di ritrovo dei laboratori normali, insomma, ecco, per cui Ok. i tempi di lavoro, è vero che essendo un numero piuttosto importante, perché come diceva Walter, una ventina di persone in questo campo, se sono 20 persone che hanno delle idee, non si possono affrontare tutte ogni volta, quindi bisogna che il laboratorio magari funzioni e magari in quella serata sono due, tre autori che parlano del tema che stanno sviluppando e quindi si lavora in quell'ottica lì. Però i tempi di realizzazione dell'audiovisivo va da sé che possono essere anche fatalmente più lunghi. Il circuito è una delle finalità, cioè il 30 di aprile è un termine di scadenza ormai tradizionale per quello che riguarda il circuito, ma credo che questo possa essere anche assolutamente allargato alle tempistiche del progetto in sé, che comunque va avanti, comunque credo fino nell'arco dell'anno, comunque fino verso Giugno. settembre-ottobre. Giugno, di solito si conclude verso giugno. Sì, giugno, però Come comunque. presentazione dei cataloghi delle attività dei laboratori in genere all'inizio dell'estate. Poi vabbè, c'è il Sì. tempo poi per il resto, Stai però. toccando un argomento essenziale, e cioè, mentre le mostre si fanno abbastanza facilmente, abbastanza tranquillamente, diciamo così, cioè se io ho una sala metto dentro delle foto. Noi abbiamo fatto, mi sembra che se non Roberto ci abbia riconosciuto l'unicità come gruppo di Audiovisivi Toscani di partecipare a una mostra Certo. della tema confini con una postazione. In questo caso era ovviamente solamente possibile attraverso una televisione, con la presentazione non solo delle foto, ma anche degli audiovisivi in una occasione di un evento collegato appunto al laboratorio di culto. Andiamo avanti, sì, ma andiamo avanti dove? Perché se andiamo avanti nel circuito, bene, ok, lì ci vediamo, ci incontriamo. Ma al di fuori di quello, le occasioni di partecipare a degli eventi, per esempio appunto come sono le mostre, è una cosa per niente facile. Ma sai, quando poi ci sono come nel caso di Confini, ci sono poi le occasioni, come possono essere state quella di Campi Bisenzio dell'estate scorsa, o quello di Colorno a fine ottobre, dove sono state raccolti tutti i laboratori dell'area lombardo-emiliana. Quindi ci sono delle occasioni che possono comunque essere riconosciute, dove in quelle occasioni lì può essere, non so, a un Colorno, a un festival di Colorno Photolife,
magari la serata che viene dedicata agli audiovisivi può essere anche normalmente affiancata dove c'è la mostra dei laboratori, essere utilizzata anche per fare vedere una rassegna di audiovisivi legati al tema. E quindi ci possono essere delle occasioni che si vanno poi a creare nell'ambito di queste mostre sul tema di Totem e Tabù, di affiancare anche questa cosa. A me è spiaciuto che fossero legati a due monitor in quella sala. Magari in quell'occasione, in un'altra occasione, magari anziché essere con due audiovisivi, magari con 4 o 5, c'è lo spazio per magari fare una piccola sessione di proiezione. Cioè, dobbiamo andarci poi a ricavare degli spazi che possono essere utilizzati per farci riconoscere in queste occasioni anche con questo tipo di presentazione, con questo tipo di lavori. E secondo me questo è questo inizio che ci deve portare a questa nuova realtà. Cioè, quando io dicevo, la sto vedendo in prospettiva questa cosa, cioè questo che stiamo facendo adesso è un lavoro di prospettiva, nel quale noi stiamo cominciando a discutere su un tema, ma deve essere un'occasione perché questa cosa qua non sia un laboratorio audiovisivo nazionale. Allora, questa cosa qua deve avere la forza che 10-12 persone siano le persone interessate in Toscana e che il GAT possa portare avanti un discorso di questo genere. Allora, il fare, l'aprire delle possibilità di questo genere dà l'opportunità anche di ampliare, di continuare questo rapporto di sinergia con le altre attività che vengono fatte dagli altri dipartimenti, viste proprio nell'ottica di quello che poi sarà anche con un termine che fa molto figo, ma cioè, esprimerà poi un cambiamento a livello di FIAF, il cambiamento della governance o comunque del lavorare a livello locale con tutte le realtà che compongono la FIAF. Questo è l'obiettivo, anche un obiettivo di un laboratorio come questo, dove il tipo di integrazione deve esserci una sempre maggiore integrazione del Dipartimento Audiovisivi col Dipartimento Cultura, col Dipartimento Didattica, di condivisione e possibilmente l'idea che magari possa esistere anche una collaborazione tra autori che magari non sono non, che, di un autore che magari non vuole, non capisce niente, non vuole fare audiovisivi e magari con un autore invece di audiovisivi che collabora insieme per elaborare un audiovisivo insieme. Questo è l'obiettivo che in ultima analisi ci si pone a livello di prospettiva e che mi piacerebbe che fosse un obiettivo a cui tendere, perché secondo me tra le altre cose l'audiovisivo ben si integra oggi sempre di più con questo modo di comunicare. E quindi può essere un'opportunità in più. I tempi, poi adesso siamo partiti tardi e siamo partiti sicuramente in ritardo rispetto ai tempi degli altri laboratori. Però ci stiamo provando, ecco, stiamo provando a vedere di creare qualche cosa che possa servire a integrarsi un pochettino meglio. Ma la finalità è quella di essere al centro delle manifestazioni quando poi
si vengono a esporre i lavori dei laboratori o a creare delle opportunità dove si espongono i lavori fatti da ogni laboratorio e ci sono anche degli audiovisivi da vedere. Questa è un po' l'idea di fondo. Io volevo tra l'altro approfittare un attimo, non so se voi leggete la chat. Leggete Sì. la chat, c'è l'intervento di Daniele Di Ferrari Daniele. che è collegato ma non può accendere l'audio. Se lo leggete, se ve lo leggete, se no lo leggiamo, dai. Il lavoro che sto portando avanti riguarda il tabù della salute mentale. Il concept e la realizzazione sono usciti di getto anche perché è un tema che coinvolge persone molto vicine a me. Il focus dell'audiovisivo sarà questo. In una società come quella attuale, in cui si dà priorità a un concetto di benessere superficiale da perseguire ad ogni costo, il tema della malattia mentale continua a rimanere un argomento poco e male affrontato. Oggi c'è una narrativa quasi sensazionalistica dei media e che semplifica o peggio strumentalizza. Questo non fa altro che alimentare il tabù e generare pregiudizi, ignorando la causa organica del problema. Tanto più che, mentre per le malattie fisiche esistono nomi e sintomi chiari, per le patologie mentali persiste una confusione che spesso porta all'evitamento anziché all'empatia. L'audiovisivo lo sto realizzando a più mani con la collaborazione tra gli altri dell'Istituto di Salute Mentale della mia città. Non si tratta di un lavoro documentaristico, ma narrativo. E quindi questo è un altro tema, un altro bel tema che si cala su un tema specifico, locale, quindi su una realtà, su un'esperienza diretta o quasi diretta, e quindi. Entra in quel concetto dell'affrontare un tema generale, ma affrontandolo in una maniera specifica. E quindi nell'entrare dentro un problema. E quindi credo che sia assolutamente centrato come discorso. Bene, intanto ragazzi abbiamo fatto le 11:20, quindi è abbastanza volato il tempo, quindi. E nessuno di noi è scappato. E nessuno di noi è scappato, siamo rimasti tutti qua. Io direi che il tema, gli argomenti. Credo che sia assolutamente interessante proseguire. Secondo me, al di là di quelle che è stata questa prima serata introduttiva, che comunque era necessaria per capirci e per guardarsi un po' in faccia, confrontarsi un attimo, credo che la prossima volta sarebbe bello iniziare nel condividere qualche cosa, magari partendo in ordine temporale da quello che ha fatto Giulio, parlandone un po' dall'ABC, ecco, come diceva Walter, andando a parlarne dallo sviluppo dell'idea ad andare avanti fino alla realizzazione e alla visione del lavoro. Non so se Daniele, che ci sente, ha qualche cosa, può farci vedere qualche cosa anche lui. Possono essere due temi sui quali cominciare a vedere qualche cosa, ecco, e poi a mano, se ne parla e magari vengono fuori altre idee o altre. Nel frattempo, persone che ci hanno cominciato a pensare e che hanno cominciato a sviluppare qualche idea, che credo che sia un po' quello che succede poi dentro i laboratori, ecco, quindi quando si mettono sul tavolo le fotografie e si,
Può essere un tentativo, una prova, una provocazione o qualche cosa per sentire quali sono le reazioni o per aggiustare il tiro. Quindi ragionare insieme per andare a sviluppare poi il lavoro in una certa direzione. Allora, anch'io effettivamente il lavoro ce l'ho, l'ho pronto. Devo dire una cosa rispetto alle perplessità che ho sentito. Anche nel nostro laboratorio, la prima volta che ci siamo incontrati, da parte di molti ci sono state perplessità, indecisioni, idee confuse. Penso che sia abbastanza normale, no? Quando la prima volta si affronta un argomento così vasto, così complesso. Chiaro che probabilmente qualcuno ha già avuto modo di affrontare il tema e quindi ha già avuto il tempo per rifletterci, per organizzare le sue idee, per indirizzarsi in qualche modo. Io sono sicura che la prossima volta che ci vedremo tutti avranno già un'idea, un indirizzo almeno su cui lavorare. Per cui ritengo che sia abbastanza normale che ci siano delle riflessioni da parte poi personalmente, per capire quale strada prendere e quale tematica sviluppare in modo più personale e più espressivo. Quindi le idee che sono venute fuori sono tante, tanti punti di vista, e secondo me non è una cosa negativa che ci sia la libertà di scegliere se affrontare un tema più generale o un tema magari più ristretto, cioè penso che ognuno si possa dare dei paletti senza negare agli altri la possibilità invece di spaziare un attimino più in largo. Se consideriamo di rivederci più o meno tra un mesetto, ritenete possa essere distante, troppo distante, troppo... Cosa pensate? No, va bene, ci sono ancora 2 mesi di tempo dopo. Allora, oggi ne abbiamo 29 ed è un lunedì. Se riusciamo il 26, può andare bene per tutti il 26 febbraio. Anche il 30 febbraio. Anche il 30 Facciamo febbraio va bene, bravo Giulio. 29, Giulio, che quest'anno sì. Di quale anno? Possiamo cambiare data invece del lunedì, che già questa volta abbiamo dovuto spostare la riunione del circolo. Devo solo vedere. Mercoledì 28. Mercoledì 28, potrebbe essere mercoledì 28. No, e Francesca dice no. Io non posso il mercoledì. Ho un corso. Pure io, però, probabilmente. Il 1º marzo, venerdì. Meglio. Ragazzi, c'è qui Io non posso. un Qui giorno, un ragazzi giorno siamo per malmessi. un giorno per un altro diventa un casino, perché il lunedì è una cosa, il martedì c'è una Il bella. lunedì è il meglio per me. Lunedì potrebbe Il essere meglio, sì. giovedì Da come le serate del sempre abbiamo Fantasy Rainbow. visto da sempre che abbiamo visto che il lunedì è la serata più scarica di tutte. Sì. Ritorna Quindi rimane 26 febbraio? il 26 27. febbraio. 26. Poi se qualcuno non c'è, tanto registriamo. Manderemo i nostri interventi registrati. Vabbè, No. tanto ci aggiorniamo. Ah, giusto per avere le idee da pensare, teniamo buona l'idea di Walter di fare una sorta di mini presentazione con le slide, con degli schemi che spiegano come è proseguito il nostro lavoro, quali sono state le nostre idee, come abbiamo lavorato o come abbiamo intenzione di fare. Io direi di sì, che potrebbe essere una buona idea. Poi chi ha già fatto il lavoro, probabilmente a maggior ragione, Lo si forse ha le preoccupa idee lui. ancora più chiare, riesce a riassumerle più A riassumerle. velocemente e quindi sì, almeno si vede anche come prima prova se funziona, perché poi non è mica detto che Funziona, funzioni, ok. però.
Poi Ah, tra va bene, certo. l'altro in quel modo lì anche, potrebbe anche essere, rifacendosi sempre ai laboratori normali, che le slide stesse, se sono delle videate, si possono mandare anche a Roberto piuttosto che a chi fa girare le cose, in modo che non ci sia poi Non c'è da l'iniziativa della doversi mettere a caricare condivisione. se è grave, ma sì, ma no, lui ce le ha prima No? e le cose funzionano più rapidamente. Certo. Ok, va bene. Io aggiorno, intanto farò una playlist nuova su, no, si continuerà sulla playlist che è già esistente su YouTube, per cui sarà possibile andarla a vedere lì. E poi, tanto abbiamo la registrazione con tutti quelli che hanno partecipato, e quindi faremo una mailing list, e quindi ci terremo informati su questo, su tutti gli eventi. Va bene. Io D'accordo. vi ringrazio della serata, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, grazie Gabriella, e ci aggiorniamo quanto prima. Grazie a voi per la Buonanotte a conversazione. tutti. Grazie a te. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ma alla Ciao. prossima. Ciao ciao. Buonanotte. Notte, Buonanotte. buonasera. Buonanotte. Ciao.